Bene, ricominciamo. Allora, adesso doveva esserci Avagliano High School, però Avagliano High School ha lasciato il posto a un altro team indipendente, dato che qua allo sviluppare i team indipendenti comunque hanno la, la precedenza. Quindi lascio subito la parola. Grazie. Grazie. Comincio col far vedere il trailer ufficiale del gioco, dopodiché vi racconto. Siamo appunto un team di sviluppatori indipendenti, siamo due individuals, un programmatore e un grafico. Il grafico vive in Svezia, io vivo a Milano, e nel 2009 abbiamo fatto la follia di sviluppare un gioco per iPhone in due persone. Non siamo i soli, effettivamente l'abbiamo fatto in così pochi, e diciamo è andata abbastanza bene dal punto di vista del pubblico, perché abbiamo raggiunto 500.000 di utenti dopo che abbiamo messo gratuitamente il gioco tramite Free Game of the Day l'applicazione, e l'hanno scaricato in 500.000 persone. Potevano essere anche di più, in un certo senso non è andata proprio come ci aspettavo, ma comunque sono stati un buon numero, sono rimasti 100.000 i giocatori affezionati al gioco, e ancora oggi, 2011, ha compiuto 2 anni, l'applicazione continua a fare le sue 20-30 copie al giorno, per cui siamo abbastanza soddisfatti. Breakdown Studio nasce nel 2009 dalla joint venture di due sviluppatori di videogames indipendenti con esperienza decennale nel campo. Si trovano dopo 10 anni dal precedente titolo PC per tentare la carta indie su App Store, realizzando un game interamente 3D che doveva girare su iPhone 3G e iPod 2G, che all'epoca insomma potevano renderizzare, pensate, solamente 7.000-10.000 triangoli, davvero pochi se si pensa di fare un titolo interamente appunto in 3D. La cosa, ecco, forse più interessante è stato il nostro, come potete trovare sul documento che c'è all'ingresso, il nostro inseguire Apple con il loro sviluppo di hardware sempre più nuovo, sempre più potente, e con risoluzioni anche video sempre diverse. Questo ci ha portato chiaramente a dover aggiornare l'applicazione più volte nell'arco di questi 2 anni, e diciamo, adesso potete leggere, non so, ripetere tutto quanto, però ecco, nel settembre 2009, dopo un sofferto periodo di prototyping su PC, iniziamo lo sviluppo a novembre, e circa a febbraio 2009 abbiamo il primo prodotto testabile che finalmente va in submission e viene approvato da Apple il 3 marzo 2010, e quindi esce su App Store. Un mese solamente dopo esce iPad in America, poco dopo in Italia, e grazie qui a un prestito di un iPad che ho avuto, siamo riusciti a praticamente immediatamente dopo a sviluppare un'applicazione universale, che quindi scaricando e spendendo i soldi una volta sola potete giocare sia sull'iPod, sia sull'iPhone, sia sull'iPad. Successivamente poi vabbè, uscì anche il 4G, come sapete, il nuovo display Retina Display, e questo ci ha portato a dover fare anche un altro update che inseriva Game Center e il Retina Display. Tutto questo accade invece nel 2011, un anno dopo. Che cosa c'è stato di davvero interessante nello sviluppare questo titolo? Innanzitutto, vabbè, il telelavoro. Un telelavoro Svezia-Milano che è stato faticoso, ma anche accattivante, interessante. Faticoso perché passarci insomma, materiali di 300-400 MB su una sera DSL dalla Svezia a Milano
volta per volta diventava, ecco, a volte gravoso. Divertente perché comunque a fare settimane di fila, notti in bianco, 24 ore 7 su 7 per qualche mese è un'esperienza che ti consuma, ma sicuramente ti regala, insomma, tanto apprendimento e tante esperienze. Quello che ci ha regalato, ecco, il fatto che il gioco vende ancora oggi sono state, diciamo, tre cose in particolare. Uno, sicuramente continuare ad aggiornarlo e portarlo sulle varie periferiche Apple volta per volta. Ma la cosa più forte in assoluto è stato proprio uscire gratis per una settimana con l'applicazione. Perché questo? Perché se sei uno sviluppatore indipendente, purtroppo, è difficile arrivare alle persone, arrivare sulle riviste, in TV, a essere pubblicizzati dalla stessa Apple. E l'unico modo che hanno gli sviluppatori indipendenti è quello di uscire gratis per una settimana, tentando di raggiungere il più pubblico possibile, e questo ha funzionato, perché dalle poche migliaia di copie che avevamo venduto, il giorno che siamo andati fuori gratis, in pochi giorni abbiamo fatto 500.000 download, appunto. Abbiamo ricevuto un featuring Apple sulle nuove leggi di nota, abbiamo ricevuto tantissime review, infatti tra i titoli indipendenti italiani credo che sia davvero uno dei titoli che ha più review sullo store USA, per esempio, quindi abbiamo fatto bene anche oltre manica. E poi abbiamo utilizzato moltissimo anche i social network. Perché? Perché è ovvio, perché il social network è un'altra piattaforma che ti porta a visibilità, e quindi abbiamo deciso anche di fare delle campagne Facebook che hanno portato comunque nuove persone a conoscere il gioco. E ovviamente il fatto che il gioco non è semplicemente un arcade racing game, cioè un gioco di corse arcade, ma anche una sorta di competizione sociale attraverso il modulo di OpenFaint, attraverso le librerie e le API di OpenFaint. Il videogame permette ai vari utenti di sfidarsi, di lanciare sfide sulle varie piste con i tempi che ognuno ha fatto agli amici che si hanno su OpenFaint. E per cui esistono appunto le classifiche, ci si può sfidare altri amici, chiedere amicizia, chattare, esistono forum, ed è una piattaforma che all'epoca dell'uscita del gioco era l'unica a disposizione, perché nel 2009 Game Center di Apple ancora non era fuori e OpenFaint è stata, diciamo, una scelta obbligatoria. Andiamo a vedere qualcosa del gioco. Come potete vedere, la barra quella in basso è proprio la barra, diciamo, social. Questa è stata un'aggiunta fatta appunto nel 2011. Inizialmente il gioco non aveva tutta questa integrazione OpenFaint, aveva semplicemente la spedizione del punteggio e la dashboard quella integrata di OpenFaint, mentre poi man mano abbiamo pensato di integrare maggiormente con questa barra, che permette di visualizzare velocemente le sfide, le leaderboards, le challenge, appunto, e tutto quello che è il mondo di OpenFaint. Il gioco si divide in 32 livelli più 8 aggiuntivi, che sono quelli ambientati nello spazio, che sono stati sviluppati a posteriori nel 2011 e sono stati forniti come in app purchase aggiuntiva, quindi per un costo di 0,79 centesimi di euro aggiuntivi si possono acquistare i livelli space per un totale di 40 livelli. Ve ne faccio vedere subito qualcuno dei più facili. Partiamo con il primo. La rete ha dei problemi, quindi non ha aggiornato di score, scusate. Più avanti abbiamo anche inserito la scelta di una biglia con differente fisica, per cui se si giocherà con la palla da basket si avrà un forte rimbalzo e sarà più difficile giocare, mentre con una palla da baseball o da golf si avrà un tipo di fisica molto più attutita, molto più forse semplice per i principianti. Andiamo a giocare con la biglia, quella che è quella famosa, diciamo, quella che ha dato fama al gioco. Il gioco è un racing game dove si parte da A e bisogna arrivare a B. Esiste un percorso che è quello predefinito, ma la biglia può saltare, e quindi può saltare anche dei pezzi di pista in certi casi, e quindi, come diciamo in gergo, sgamare un bel pezzo di pista e ottenere dei tempi molto più più veloci. Facciamo un esempio di gioco normale. Cioè, un principiante affronta più o meno inclinando l'accelerometro del dispositivo e quindi dando gravità alla pallina, che in questa specie di pipe percorso con i bordi, che però da cui io posso cadere, perché se accelero troppo riesco a cadere, devo cercare di arrivare, insomma, alla fine del percorso nel minor tempo possibile. Questo, dicevo, è il modo di giocare canonico.
ho un pulsante di accelerazione in basso a sinistra che mi permette di... E questo è un checkpoint, ovvero un punto dove se io adesso cado e muoio, ripartirò esattamente da lì e non dovrò più ricominciare da zero. Ecco, adesso ho caduto e infatti ripartirò la metà della pista dal checkpoint. Ma questo appunto, come dicevo, è il modo da newbo di giocare. I giocatori più avanzati giocano già in questa maniera, utilizzano il boost della velocità, l'accelerazione e il salto della biglia che si ottiene toccando in qualsiasi area dello schermo per saltare dei pezzi di pista e metterci la metà del tempo. Adesso vi faccio vedere. Non ce l'ho fatta, ho perso un po' la mano, scusate. Quasi. Ah, ci vorrei un qualche ragazzo più giovane per me. Tra l'altro questi sgambi non li abbiamo neanche disegnati, progettati e scoperti noi, li hanno scoperti gli utenti man mano, perché comunque 40 livelli abbiamo dovuto un po' lasciare, far di fretta, e non ci siamo accorti di questi punti dove si può saltare la pista. Addirittura c'è chi ha scoperto questo, per esempio, su questa pista: tornare indietro, saltare e addirittura arrivare al gol direttamente, e questo ti permette di fare la pista in pochi secondi. Andiamo a vedere qualche altro livello, giusto per onore di cronaca. Abbiamo delle opzioni dove si possono regolare, vabbè, i volumi e alcune altre cose. Vi faccio vedere un livello spaziale, insomma, degli ultimi usciti e sono stati abbastanza acclamati dal pubblico. Ho preso uno dei più difficili, abbiate pietà. La campagna del muro nucleare che avete visto è stata inserita perché nel videogame, come fonte di energia per accelerare, per far accelerare la via, non usiamo la benzina o l'energia atomica, ma usiamo l'idrogeno, che è comunque un'energia pulita. E questo è stato un po' uno stratagemma per sensibilizzare la gente dopo quello che è successo a Fukushima. E questo update ci dà esattamente dopo l'idrogeno. L'interazione che la biglia fa con vari oggetti. Ok, ci riprovo l'ultima volta. Potete sempre acquistarlo per soli 0,79 cents di euro, quindi un prezzo ridicolo. È partito a $4 il gioco, oggi si è abbassato di parecchio per poter continuare a vendere e far concorrenza in un mondo, quello di App Store, dove esistono parecchie centinaia di migliaia di videogiochi, dove è veramente difficile emergere con i ranks, e solamente se emergi con i ranks di App Store riesci a vendere, per cui è un po' un gatto che si morde la coda. Per questo diventa molto importante, lo dico a tutti i ragazzi, a tutti i giovanissimi che vogliono intraprendere la follia di fare un gioco per App Store, fatelo e siate pronti a darlo via gratis, scusate la brutta espressione, almeno per una settimana, per riuscire a raggiungere quel pubblico che altrimenti senza una pubblicità costosa non raggiungerete mai. Vi saluto con questo. Arrivederci.